Ciao a tutti, io mi voglio scusare per non essere presente con voi oggi, e davvero mi dispiace tantissimo anche perché avevo dato disponibilità tempo addietro, quindi chiedo scusa a tutti, a Rino Di Meglio, agli organizzatori e spero appunto che non accada mai più qualcosa del genere. Purtroppo ci sono stati due ordini di problemi diversi. Da un lato abbiamo votazioni in aula e dal momento che alcuni dei nostri colleghi del Movimento 5 Stelle sono attualmente sospesi, non possono quindi entrare in aula, è stato chiesto a tutti gli altri di garantire la presenza. E d'altro canto, domattina alle ore 11 alla Camera dei Deputati noi facciamo una conferenza stampa per lanciare le nostre 7 proposte sulla scuola. Quindi dal momento che una di queste proposte, quella che riguarda le assunzioni, è a mia prima firma, era appunto doveroso per me essere presente alla conferenza stampa, quindi vi chiedo veramente scusa e vi auguro buon lavoro. Cosa dire su questa riforma? Si fa attendere sicuramente, quindi abbiamo, a fronte di tutti questi slogan di questi mesi, ancora non abbiamo nulla di concreto in mano, perché anche il Consiglio dei Ministri fissato per venerdì è appunto slittato alla prossima settimana e circola voce che al governo ci siano dei grossi problemi a trovare appunto le coperture necessarie e a far quadrare i conti di questo fantomatico organico funzionale di queste assunzioni che erano state appunto ventilate nel numero di 150.000, ma che saranno sicuramente molte meno. Quindi inizio col dire che appunto quello che noi abbiamo detto fin dall'inizio, sia che fosse folle proporre di assumere solo ed esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e per esaurire queste graduatorie ad esaurimento, fare queste assunzioni in un solo anno, creando un organico funzionale di cui non conosciamo i contorni, ma che, come era descritto in Una Buona Scuola, ci pare folle. Ecco, secondo noi questo progetto era un progetto che non andava ad avere una visione a lungo termine del mondo della scuola e della soluzione del precariato scolastico, ma che andava semplicemente a mettere una toppa a un errore del passato, creando nuovi errori, nuove discriminazioni, perché l'errore del passato è quello del non esaurimento delle gare, a cui è giusto sicuramente che il governo ponga un rimedio, ma non è una visione, non c'è un progetto sulla scuola ed è questa la pecca più grave secondo noi. Quindi noi, con la nostra proposta che verrà ufficialmente lanciata domani sulle assunzioni, noi proponiamo un piano più lungo, un piano quinquennale di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti dei precari, sia delle graduatorie ad esaurimento sia delle graduatorie d'istituto, con il doppio canale, quindi sia mediante scorrimento di graduatoria che mediante concorso, e trasformando le GAE in graduatorie regionali ad esaurimento e le graduatorie d'istituto in graduatorie provinciali ad esaurimento, sempre ad esaurimento, appunto in subordine alle GAE. Noi chiediamo anche che la terza fascia non venga abolita e che parta un censimento per capire anche quanti sono i precari iscritti in terza fascia, che hanno anche del servizio, perché non vogliamo assolutamente cadere nell'errore che sta facendo il governo e quindi operare nuove discriminazioni. Dal 2020 in poi, perché noi prevediamo questo piano quinquennale, che in realtà potrebbe anche essere molto più breve, perché noi sappiamo che c'è l'onda lunga dei pensionamenti nel 2018, quindi andranno in pensione, ci sarà un turnover del 40% del corpo docenti, quindi serviranno servirà personale abilitato, formato e con esperienza che dovrà essere pronto ad essere immesso in ruolo, per cui noi prevediamo anche che eventualmente possa esaurirsi prima questo piano di assunzioni straordinario. E detto questo, però, noi vogliamo riformare sicuramente il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti, quindi nella seconda parte della nostra proposta di legge noi appunto riformiamo l'attuale sistema con un concorso aperto a tutti i laureati che dia accesso ad un anno di corso concorso che sia affidato totalmente alle scuole e
tolto dalle università, perché secondo noi appunto le università lucrano su questi percorsi abilitanti e li gestiscono malissimo, in quanto fanno semplicemente rifare un anno di università ai docenti che si stanno abilitando. Quindi noi prevediamo appunto un corso concorso incentrato sugli aspetti, un tirocinio incentrato sugli aspetti pratici e didattici della professione, che alla fine del quale, con una prova finale, si abbia diritto necessariamente e non oltre 3 anni all'immissione in ruolo, alla stabilizzazione. Prevediamo anche una multa per lo Stato, un risarcimento per il docente qualora ciò non avvenga entro i 3 anni, come ci dice l'Europa appunto. E oltre a questa proposta ne abbiamo molte altre appunto, che noi abbiamo racchiuso in 7 punti che sono appunto facilmente comprensibili da tutti. Prima di tutto l'edilizia scolastica, perché sappiamo che il problema strutturale della scuola è questo, riguarda la sicurezza dei nostri alunni e quindi è una priorità per noi, e abbiamo una proposta di legge depositata alla Camera. Poi abbiamo chiaramente quella di cui vi ho parlato sulle assunzioni, che è l'unica cosa urgente che dovrebbe e potrebbe forse essere trattata con decreto, mentre tutto il resto è aberrante che venga trattato con decreto in materia di scuola, perché come voi sapete il decreto non è lo strumento ottimale per trattare questi temi, ma dovrebbero esserci lunghe discussioni in Parlamento prima di arrivare a delle riforme di questo tipo, mentre il governo come al solito sta esautorando il Parlamento delle sue facoltà. E poi abbiamo il diritto allo studio e i contributi volontari, che per noi sono uno scandalo, i contributi volontari che vengono fatti pagare alle famiglie. Abbiamo la legge sulle classi pollaio, che è anche una legge strettamente legata a quella sul reclutamento, perché noi vogliamo ampliare gli organici, quindi vogliamo che venga stracciata la norma di Tremonti-Gelmini del 2008, che ha tagliato 90.000 cattedre per un risparmio di oltre 2 miliardi di euro e che ha generato il fenomeno delle classi pollaio. E poi vogliamo fissare il numero massimo di alunni per classe a 22, che scendono a 20 in presenza di alunno disabile, perché attualmente è possibile per legge formare classi di 33 alunni e sapete meglio di me quanto sia difficile lavorare in classi di 33 alunni, semmai in presenza anche di alunni con bisogni educativi speciali o disabili. Poi abbiamo chiaramente tutta la parte che riguarda il miglioramento dell'offerta formativa, l'integrazione, l'inglese nella scuola dell'infanzia e gli ebook. Questo ci sta molto a cuore perché riguarda appunto più l'aspetto della didattica. Abbiamo lavorato moltissimo su questi temi appunto dei libri digitali, piuttosto che appunto del ripristino delle materie che sono state tagliate, falcidiate dalla riforma Gelmini, fra cui quelle umanistiche, il latino, l'italiano, la storia dell'arte, la geografia, ma anche le ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali, che noi vogliamo ripristinare e per cui abbiamo già depositato degli atti concreti in Parlamento. Infine abbiamo la lotta ai diplomifici, quindi a quelle scuole che assumono i docenti senza pagarli e che diplomano i ragazzi senza farli studiare. Questo per noi è un punto prioritario, abbiamo una proposta di legge firmata da Gianluca Vacca che andrebbe a risolvere questo problema su cui il governo è silente in maniera colpevole. E infine salute a scuola, quindi sport, cibo sano, cibo bio e sano, e anche su questo abbiamo lavorato moltissimo. Io vi saluto e vi chiedo ancora scusa per non esserci stata e alla prossima, grazie mille.